A mio giudizio, il fatto che esistano i due nomi di sedizione e di guerra comporta che esistano anche due realtà diverse, le quali fanno riferimento a due diversi tipi di discordia. Potrei dire che delle due l'una coinvolge consanguinei e concittadini, l'altra gente straniera e di altri paesi. Dunque, quando il conflitto è in casa, si chiama sedizione, quando riguarda gente forestiera si chiama guerra. La tua è una precisazione pertinente, ammise. Vedi, ora se anche questo che sto per dire è pertinente, io affermo che la stirpe ellenica costituisce in sé una unità etnica e familiare rispetto alla razza barbara, straniera ed estranea. Giusto, approvò. Diremo allora che quando si scontrano i greci con i barbari e i barbari con i greci si ha una guerra, e in quanto tali popoli sono nemici per natura, e in questo tipo di ostilità spetta propriamente il nome di guerra. Ma quando lo scontro avviene fra greci, cioè fra uomini che per natura sono amici, dovremmo affermare che in tale circostanza il male della discordia ha colpito la Grecia e che questa discordia appunto si chiama sedizione. Condivido con te questa convinzione e io ti rimando. Ora, nel verificarsi di quella che abbiamo appena convenuto essere una sedizione, quando la città si divide, considera quale autentica sciagura sia una siffatta sommossa e come nessuna delle due fazioni possa ritenersi animata d'amore per la patria. Se così fosse, infatti, non oserebbe far scempio della sua madre nutrice, dato che l'una parte e l'altra saccheggiano i campi e danno alle fiamme le abitazioni. In realtà la soluzione più equa sarebbe che i vincitori si limitassero a depredare i vinci del raccolto, pensando che lo stato di guerra non può durare in eterno e che prima o poi si potrà, dovrà giungere ad accordi di pace. Certo, consentì. Questo atteggiamento è assai più civile che non l'altro. E poi domandai, la città che tu fondi non sarà forse una città greca? Deve esserlo, rispose. E allora i suoi cittadini non saranno forse virtuosi e civili? Sicuramente. E non saranno amici dei greci? E non considereranno la Grecia come la loro patria, il culto dei greci come il loro culto, assolutamente. Dunque, il contrasto con gli altri greci, in quanto avviene fra gente della stessa famiglia, non lo degneranno neppure del nome di guerra, ritenendolo alla stregua di una sedizione. No, non lo riterranno come una guerra. E in quanti saranno destinati a far pace, potranno ancora insistere delle divisioni. No, di certo. Pertanto, con buone maniere, cercheranno di riportargli la ragione, senza volerli punire rendendoli schiavi o distruggendoli, perché in ciò essi si atteggeranno a precettori e non a nemici. Proprio così disse. E allora, siccome sono greci, non metteranno a sacco la Grecia e neppure daranno alle fiamme le abitazioni, né considereranno l'intera popolazione, uomini, donne e bambini, come nemici, ma solo quei pochi facinorosi responsabili della sommossa. Per questo motivo non vorranno devastare la loro terra, perché quella terra, nella maggior parte dei casi, è di amici, né vorranno demolire le loro case, ma spingeranno lo scontro solo fino al punto in cui i colpevoli siano costretti dalle stesse vittime innocenti a pagare il fio delle loro colpe. Anch'io, disse, sono dell'avviso che i nostri cittadini dovrebbero comportarsi con gli avversari nel modo che tu hai descritto
E invece nei confronti dei barbari come i greci fanno oggi fra loro. Allora stabiliamo anche questa norma per i custodi, non devastare i campi, non dare fuoco alle case. Dunque, se esistesse qualcosa che ha come caratteristica propria quella di essere e di non essere a un tempo, non sarebbe per così dire collocabile in mezzo fra la sfera del vero essere e quella dell'assoluto non essere? Sì, proprio in mezzo. Pertanto, se a ciò che è veramente abbiamo riferito la conoscenza e invece ciò che non è necessariamente abbiamo riferito l'ignoranza, non ti pare che per questa sfera della realtà che è intermedia, bisogna cercare un tipo di conoscenza che sia a sua volta intermedio fra l'assoluto non sapere e la scienza, posto che una cosa di tal fatta esista veramente? Non c'è dubbio. Ora, concediamo all'opinione una qualche forma di esistenza? E come no? Con lo stesso potere della scienza o con un altro diverso? Con un altro? Dunque, mentre l'opinione tende a un certo oggetto, la scienza tende ad un altro, ciascuna secondo le proprie peculiarità. È così. Allora possiamo dire che la scienza sia per sua natura finalizzata a ciò che è, per conoscere com'è l'essere. Anzi, prima di proseguire, direi che è necessario introdurre quest'altra distinzione. Quale? Diremmo che rientrano nel genere dell'essere anche le facoltà grazie alle quali abbiamo i poteri che abbiamo, sia noi sia ogni altro ente capace di esplicare un'attività propria. Per esempio, tanto per farti capire di che genere di cose intendo parlare, dico che la vista e l'udito sono appunto di queste facoltà. È quello, ma certo, capito? Ascolta dunque quello che mi sembra di poter dire a tale proposito. A ben vedere di una facoltà io non posso scorgere né il colore, né la forma, né qualche altro tratto di quelli che caratterizzano il resto della realtà, guardando ai quali io sono in grado di distinguere per quanto mi concerne l'una cosa dall'altra. Di una facoltà, invece, io riesco a cogliere questo solo, lo scopo e la funzione. È esattamente per tale motivo che ciascuna di queste prende il nome di facoltà, sicché alcune di esse hanno lo stesso fine e la stessa funzione, io dico che sono le stesse facoltà. E se invece avessero scopi e funzioni differenti, le direi facoltà diverse. E tu, invece, come ti regoli? Nello stesso modo rispose. E ora, caro mio, riprendiamo dall'inizio del discorso. La scienza, domandai, dici che sia una facoltà o una realtà da includere in qualche altro genere? Senz'altro in questo genere, disse, e anzi, di tutte le facoltà è la più potente. E l'opinione va considerata come una facoltà o inclusa in qualche altro genere di cose? Non certamente in un genere diverso, perché l'opinione altro non è se non ciò che ci permette di opinare. Però poco fa eri d'accordo con me nel dire che la scienza e l'opinione non sono la stessa cosa, e quello di rimando, ma un uomo di senno come potrebbe equiparare il sapere esatto con quello di natura opposta? Bravo, dissi, è chiaro che ci troviamo d'accordo nel dire che altro è la scienza e altro è l'opinione. Certamente sono cose diverse. Dobbiamo allora credere che ognuna delle due, avendo per natura scopi diversi, ha altresì funzioni diverse? Necessariamente. E la scienza non ha come fine l'essere per conoscere come esso è, sì. E l'opinione, dicevamo, non ha per oggetto l'opinabile, sì. E dunque, conosce la stessa realtà che conosce la scienza o il conoscibile e l'opinabile si identificano
O non è questo pensiero un assurdo? È un assurdo, ammise, per gli stessi principi che abbiamo di comune accordo ammesso. Se diverse facoltà hanno per natura differenti scopi e se l'opinione e la scienza sono ambedue facoltà, ciascuna con le sue differenze, allora, come abbiamo sostenuto, risulta impossibile che il conoscibile e l'opinabile vengano a coincidere. Pertanto, se ciò che è oggetto di conoscenza, quello che è oggetto di opinione, non dovrà forse essere cosa diversa da ciò che è? Certo, qualcosa di diverso. E l'oggetto dell'opinione può essere ciò che non è? Oppure dici che di ciò che non ha esistenza non si potrebbe avere opinione, nessuna opinione? Rifletti bene su questo punto. Chi si forma un'opinione non ha forse di mira qualcosa? Oppure ammettiamo che sia possibile farsi un'opinione che hanno il nulla come oggetto? È impossibile. Allora chi ha un'opinione l'ha di un qualche cosa? Sì. Ma una realtà che non esiste, diresti che è qualcosa, oppure a essere precisi diresti che è il nulla, senz'altro il nulla. Ora, a ciò che non è, non abbiamo forse riferito necessariamente l'ignoranza e a ciò che è la conoscenza? Esattamente, disse. Allora l'opinione non si rivolge né a ciò che non è, né a ciò che è. Non, no, infatti, e né l'ignoranza né la conoscenza potrebbero essere opinioni, parrebbe di no. Sarà allora una realtà estranea a queste due, forse una realtà più chiara della conoscenza oppure più oscura dell'ignoranza? No, nell'una cosa, nell'altra. O forse, domandai, l'opinione ti sembra qualcosa più oscuro della conoscenza e più chiaro dell'ignoranza? Molto meglio così, rispose. E allora sta fra l'una e l'altra, certamente. L'opinione, dunque, è un intermedio fra queste due realtà, non c'è dubbio. Ora, non avremmo prima sostenuto che se avessimo incontrato una realtà che insieme è e non è, questa sarebbe dovuta collocarsi in mezzo fra il vero e l'assoluto non essere, e che per tale motivo nei suoi confronti non ci sarebbe stata né scienza né ignoranza, ma appunto quell'intermedio che risulta esserci fra conoscenza e ignoranza? È vero, e ora non risulta forse che l'intermedio fra queste due realtà è ciò che chiamiamo opinione? Certo. Ci risulta.